Che funghi stiamo vedendo? Beh, di tutti i generi, perché tutto quello che stava raccolto nel bosco, mano a mano che venivano trovati, poi qua facciamo la suddivisione per specie. Tra quelli commestibili e quelli no, per esempio? No, di tutti, sia commestibili che non commestibili o velenosi. Ecco, quindi, quelli che stiamo vedendo, sono questi qui sono buoni? Qualcuno sì, qui queste sono delle morette buone, quest'altro sono... Guardi, però, anzi, sono... prendendo senza testa, no. Altri sono velenosi, alcuni non commestibili perché amari, c'è un po' di tutto. Ve ne hanno portati tanti? Sì, siamo arrivati su oltre 300 specie, già abbiamo esposto. Questa è la 35esima edizione della mostra, 34esima della mostra micologica. Sì. Ecco, è stato un successo, siete soddisfatti? Sì, certo, senz'altro, perché abbiamo visto molta affluenza e poi perché il tempo ci ha assistito, quest'ultima settimana c'è stata un'esplosione di fioritura ai funghi. Un'ultima cosa, che stagione è per i funghi? La stagione è l'autunno. Sì, no, a parte questo dico, ma che stagione è ottima, buona, il tempo ha favorito. Specialmente quest'ultima settimana c'è un'esplosione dei funghi, una fioritura enorme nei boschi, quindi tanti funghi raccolti, tante gente avvelenata in ospedale. No, questo non è vero. Sì? Intossicati? Sì? Anche sul giornale c'è scritto. Sì, no, l'anno scorso per esempio ci sono stati diversi casi, una cinquantina. Quest'anno è peggio. Quest'anno è peggio, eh? Sì. E come mai? Perché quando si trovano tanti funghi c'è questa smania di raccogliere, si raccolgono di tutti, si raccoglie di tutto. Poi magari si fanno vedere, anziché andare a rivolgersi agli esperti dell'ASLE, al vicino di casa, a quello che è più esperto, sbagliare con funghi è facile. Certe volte è più facile sbagliare che indovinare. E quindi un consiglio che si può dare a chi raccoglie funghi? Raccoglie solo quelli che già conosce e mangiare solo quelli. Oppure se c'è qualcosa in più va rispetto all'ato micologico alle ASLE, che lì sanno riconoscere i funghi. Grazie De Angelis. Adesso non me ne riconosci più, No.